Buongiorno, molte grazie, un piacere parlare de una estrella no, no, grande, no, no, no. tan grande como es el Universo. Hablar eh, con Andrea Bocelli o hablar de Andrea Bocelli ahora mismo en pleno siglo XXI es como hablar de Beckham, hablar de Ronaldo o hablar de Messi, oh, oh, oh. estrellas en el Universo. Oh, ¿vale? no, no. Eh, no. ¿Qué sensación tiene cuando al pronunciar su nombre estamos hablando de un artista... Che ha venduto nada más e nada menos che más di 90 milioni di discos. Ma per uno come me che non ha mai dato nulla per scontato, eh, posso dire veramente che la, la realtà ha superato abbondantemente i sogni, no? perché io mi sarei accontentato mo, di molto meno, mi sarebbe bastato vivere di musica con la musica, eh, mi sarebbe bastato sì, poter vivere con questo e al tempo stesso mi sono sempre fidato dei disegni che il cielo aveva su di me non ho mai chiesto nulla di più e quindi sono molto felice ma sarei stato felice anche con meno marie dos díaz vicin center ma se 22.000 personas un lleno absoluto e eh, che sensazione è la che tienes eh, al darti cuenta che Madrid è una delle città il mondo entero che ti amano moltissimo e che ti ha echato molto, molto di meno, il perché hai tardato tanto in voler a una città che ti stava aspettando con gli bracci abiertos? No, è stata una sensazione incredibile perché, onestamente, io so di essere venuto troppo poco qui in Spagna perché il mondo è grande. Ho dovuto girare in lungo e largo il pianeta e, e, e qui in Spagna sono venuto meno di quello che avrei voluto. Lo dico senza. Cioè, eh, eh, ma a me piace molto la Spagna, mi piace la lingua, eh, mi piace lo spirito che c'è, mi piacciono i cavalli spagnoli, gli andalusi, <ride> sono innamorato di, queste, di questi cavalli. Sì. Quindi sarei venuto molto volentieri di più, ma eh, sono, in realtà mi è capitato raramente di potermi esibire eh, qui in Spagna e anche di fare promozione ai miei album, eccetera. Quindi, No me esperaba, honestamente, una, una, un afecto tan grande, un calor tan fuerte y e me lo llevaré en el corazón para siempre porque es un recuerdo realmente extraordinario que me llevaré con ¿Qué tiene Andrés Bocelli como artista para que con su capacidad y con su voz llegue a un abanico tan grande de público? Es decir, Il mondo della lirica, il mondo dell'opera, sempre è un mondo più classista in quanto al pubblico, sin embargo tu eh, unes a grandi generazioni in un stesso spazio. Cosa ha? Non lo so. La, 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 la risposta è non so, perché è una cosa che mi sono chiesto tante volte anch'io, no? e come dicevo prima, non avendo mai dato nella vita nulla per scontato, Ogni volta che incontro un pubblico come quello di ieri sera che veramente ti manifesta un affetto sincero, autentico, eh, io sono il primo a farmi questa domanda, ma è una domanda senza risposta. La voce è un dono del cielo e, e, e la risposta a questa domanda è in cielo, io credo. 30 anni sei musica e hai cantato nada más e nada meno che davanti a quattro presidenti degli Stati <ride> Uniti. Tres Papas, eh, la Casa Reale Britannica, eh, con chi, per chi non has cantato o delante di de chi non has cantato, e se te ti gustaría tenerlo come pubblico? Sì, è vero, io ho cantato ovunque e per chiunque, dai potenti della terra, agli, dai primi agli ultimi. Ma il pubblico è, è pubblico sempre, non ha, non ha importanza ovviamente il censo, non ha importanza. Il grado non ha importanza il livello, è importante sapere che ci sono persone che stanno dedicando il loro tempo, le loro risorse, tante o poche che siano, per venirti ad ascoltare. E queste persone meritano sempre il massimo del mio impegno, della mia dedizione, della mia passione. Insomma, io devo, devo sempre dare il meglio di me. En eh, Barcelona te espera con los brazos abiertos el próximo 1 de mayo en el Palau San Jordi. Será la primera vez que cantes eh, sí. en este recinto, en el Palau San Jordi. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a poder ver o qué eh, es lo que estás preparando para este concierto tan especial en este Palau San Jordi el próximo 1 de mayo del 2024? Ve, son un moto. emozionata all'idea perché dopo aver fatto questa esperienza a Madrid sono sicuro che a Barcellona incontrerò ugualmente un pubblico molto caloroso, molto attento Del resto l'ho già incontrato in occasione del concerto alla Sagrada Famiglia quindi in qualche modo lo conosco e non vedo l'ora di rincontrarlo e portare ancora una volta la grande tradizione della musica operistica italiana e francese Y e espero de regalar cualquier emoción que cada uno de coloro que ha venido a escutarme pueda custodir gelosamente en cuerda. Hace unos años tuvimos en el mundo entero una pandemia que eh, todo el mundo se enganchó como la mejor medicina para esta pandemia fue la música. ¿Crees realmente que la música es la mejor medicina para el mundo? Non so se sia la miglior medicina, ma è sicuramente una ottima, un ottimo rimedio, se e soltanto se la si usa in modo corretto. Purtroppo oggi si fa, uso di, si fa abuso di musica, perché si ascolta musica ovunque: in camera, in macchina, al ristorante. Ovunque c'è musica, no? Allora in questo modo la musica. Non produce più gli effetti benefici che potrebbe invece regalare se della musica si facesse veramente buon uso, cioè ascoltandola quando realmente ci si può dedicare uh, solo ad ascoltare la musica e nei luoghi adatti ad ascoltare la musica, eh, allora, allora veramente sì, sarebbe un rimedio fantastico. Già yeah, per terminare, Andrea, eh, quali sono queste grandi passioni? Che il tuo pubblico conosce? Ormai sono stato messo a nudo da tutti i punti di vista, quindi credo che il mio pubblico conosca di me tutto, più o meno tutto. Comunque le mie passioni non sono un mistero. A me piace... Amo la vita a 360 gradi, quindi è difficile che ci sia qualcosa che non, non mi interessa. Tuttavia le cose che mi hanno accompagnato nella vita sono la musica, ovviamente la lettura un po' la scrittura ogni tanto, questo vezzo, eh, i cavalli, quindi l'equitazione, gli scacchi, non so, il mare con tutto quello che si può fare in mare, eh, tante cose. Hoy è il compleanno, 65 anni. Che brutta cosa! <ride> che brutta cosa! E. Lo compartes con tu generosidad, dando entrevistas a distintos medios de comunicación. Eh, realmente, eh, a las estrellas dedicadas a la música como tú, eso os hace ser más generoso. Yo pienso di essere consapevole del fatto de haber recibido mucho. c'è ¿no? un paso del Vangelo que dice: a quien mucho è stato dado, mucho verrà richiesto. E quindi io cerco di, di dare già da ora eh, tutto quello che posso eh, al massimo livello, no? perché questo è giusto. Sono, sono consapevole di essere molto fortunato sia per quello che ho ricevuto dal mio pubblico in carriera, ma anche eh, dagli amici, da, dai miei familiari, tutti insomma. Quindi molto ricevuto e, cerco, e molto cerco di, di dare, sì. Gracias por tu generosidad, gracias por tu música, gracias por existir y te esperamos en Barcelona el 1 de mayo en el Palo San Jordi. Gracias a vos. Gracias a yo, yo no quiero festejar el cumpleaños, preferisco trabajar. Me han tomado la letra. Gracias. Tengo a trabajar todo el día. Gracias. Buenos días. Gracias.